Abbastanza facile. Ma tiene qualcosa di settentrionale, dove è questo? Portacci. E come mantengo, non c'ho più risorse. Come rivio il controllo? No. 10 per 4 con i mongoli, con Gengis Khan e tutto. Dopo un'incredibile vittoria sul re Ungaro nella battaglia di Moab, i mongoli sembravano inarrestabili. Ma un anno dopo, il gran Khan Ogodei morì. I mongoli si ritirarono e lasciarono l'Europa. Nel corso dei 20 anni successivi, due Gran Khan salirono al trono. Le loro conquiste continuarono a espandere l'impero verso est. Nel 1260 il nipote di Gengis Khan diventò il nuovo Gran Khan. Il suo nome era Kublai Khan. Avrebbe minato le fondamenta di una delle civiltà più avanzate del mondo medievale, la Cina. Dominazione. E vedo un trabocco. Questa è Shangdu. L'odierna Xanadu, un tempo, era la capitale settentrionale di Kublai Khan. Da qui guardava con gelosia il benessere della dinastia Song nella Cina meridionale. Voleva conquistarla e diventare imperatore di tutta la Cina. La dinastia Song aveva governato sulla Cina meridionale per oltre 300 anni e il paese era fiorente e ben amministrato. Kublai Khan sapeva che la chiave della vittoria era conquistare una città di importanza strategica più a sud di Shangdu. La città di Xianjiang. Xianjiang era la via d'accesso per il sud. E il cuore del potere della dinastia Song aveva il controllo sul fiume Han, un accesso fondamentale per le città lungo il fiume Azzurro. La conquista di Xianjiang era l'unica speranza per Kublai Khan di diventare imperatore della Cina. L'orda mongola doveva impadronirsi della città a tutti i costi. Fortezza dei Song 1267. Lo spettacolo. In avvicinamento a Zhangjiang e Fengsheng 1200. Kublai Khan, non contento di governare sulle sue terre, bramava le ricchezze della dinastia Song al sud. Ordinò al suo esercito di conquistare le città gemelle di Fancheng e Shanyang, sicuro delle sue tattiche collaudate. Nonostante Ok. l'obiettivo finale di Kublai fosse la fortezza di Xianjiang, i mongoli avrebbero dovuto prima prendere il controllo della città gemella, Fancheng. Ok, Fancheng. Mamma mia, è uno spettacolo. Tanto attacchiamo, qua c'è dell'oro, signori. O l'oro, comunque sia risorse. Ok, 400 di legname. Vediamo anche di qua se c'è qualcosa. Magari giriamola così la telecamera, almeno stiamo un po' meglio. Ok. Qua c'è un avamposto di già. Ah, perché blocca. Ok, va bene. Andiamo a dargli fuoco. Attacchiamo questi. Ok. Abbastanza semplice. Ok, andiamo. Allora, qua c'è da bruciare un po' tutto. Non bruciamo.
Tanto acquistiamo risorse. Mi rimetto un po' così e forse è meglio. Qua stava ammazzando ste truppe. Eliminarono le guardie del ponte e continuarono la loro avanzata verso Fancheng. Ok, quello che stiamo facendo. Però non troppa poca roba, cioè troppa poca gente. E questo non mi piace. Almeno arancione non piace sta cosa. Intanto bruciamogli qua e ammazziamo i contadini qua. Andiamo, andiamo, ammazziamoli. Almeno non producono più nulla per loro, per i cinesi. Oh. Vabbè, devo attaccare per forza, proviamoci. Anche se hanno messo le barricate con i carretti praticamente. Vabbè, andiamo qua a sto punto. Vai, vai, ammazza questi, che sono quelli da ammazzare per i cavalli. Andiamo qua. Abbastanza facile. Insomma, non lo so, è troppo facile per ora. Però vabbè, se accontentiamo così, non è che ci fa schifo, eh. Ok, stiamo a distruggere tutte le cose loro e va bene così. Ecchi gli altri. Stiamo a conquistare anche belle risorse, eh. Ok, così. Qua c'è una pattuglietta, vediamo un po' che fare. Andiamo, l'ho vista, l'ho vista. Ah, ok, il mercante. Andiamo, andiamo, andiamo. Con velocità anche, eh. Ma l'ho lasciato indietro qui qualcuno? No? Credo di no. Però intanto attacchiamo questo. Ok, attacchiamo qua. Non lo so se ho lasciato indietro magari il can. No, non credo. Non lo so, eh. Vediamo poi. Però sto presentimento qua, boh. No. Ok. I mongoli individuarono un accampamento dei Song fortificato che bloccava la strada d'accesso alle città gemelle. I rinforzi vedendo sono arrivati. Di sopraffare l'accampamento nemico, i mongoli chiamarono i loro rinforzi. Insieme, okay, i due distaccamenti avrebbero colpito l'accampamento da entrambi i lati, stringendo in una morsa mortale i Song. Va bene, distruggi l'accampamento. Intanto attacchiamo qua e con questi attacchiamo qua. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Attaccate qua perché tanto mi arrivano gli altri. Arrivano i nostri. Vai, subito dentro. Ammazziamogli qua. Qua famo il nostro meglio. Attacchiamogli qua. Roba qua. Vai, vai, vai. Ma questa... Ah, non è questa la cittadina, ok? Attacchiamo di qua, magari indietreggiamo un pochettino qua. Ok, famo qua. Distruggiamogli questa. Questa. E poi i soldati. Ok, distruggiamogli questa. Mo' avviciniamoci con questi. E andiamo. Ok. Distruggiamo un po' tutto qua, tanto ci pensano anche in automatico, credo. Sì, assolutamente sì. Ok, andiamo a attaccare qua, se no ci sparano. Ok, anche qua. Ah, con questa ce l'hanno ammazzata. Ok, dai, tutta fuoco e niente per brace. Non ho detto una cavolata, però andiamo, andiamo, è meglio andare a ammazzare tutti quanti. E qua c'è poco che è rimasto, eh. Gli è rimasto veramente poco, poco, poco. Tanto abbiamo preso 5.000 risorse di tutto. E ho detto tutto. Avendo distrutto l'accampamento dei Song, i mongoli misero in moto il loro piano per conquistare le città gemelle.
Avrebbero iniziato incontrando le forze alleate presso i cancelli di Fancheng. Okay. Questa forza d'assalto avrebbe attaccato i cancelli di Fancheng, mentre l'avanguardia mongola avrebbe difeso le armi d'assedio che attaccavano le città. Ok. Però nel frattempo avanziamo, vediamo. Avanza verso Fancheng. Ok. Eccola Fancheng, tra un po' arriva, eh. Eccola, tra 3, 2, 1. C'è pure il fiume Fancheng. Ah, e chi c'è? Madonna, ma state a vedere! Entrarono la forza d'assalto alleata presso i cancelli di Fancheng. Mentre le forze alleate caricavano i cancelli, l'avanguardia mongola si occupò di difendere le loro armi d'assedio dagli attacchi dei Song. Ma che stiamo a fare? Ma che stiamo dicendo qua? Ma siamo impazziti veramente? Ma guardate che livello è questo! Aspettiamo qui però. Ah, qua devo attaccare, non l'avevo visti! Non li avevo visti assolutamente. Ok. Non li avevo visti. Pensavo che arrivavano da qua addirittura. Ok. Quindi attaccano dai lati. Vediamo se anche da qua. E dobbiamo fare allora una specie di pattuglia. No, attaccano da qua i maledetti. Si è capito. Ok, qua... però se non gliela tirano bene. Proteggiamoli così in vecchia maniera, in stile mongolo proprio. Ok. Vai. Però pensavo che venivano dal cancello, se no l'avrei fatto prima. Ho perso probabilmente parecchie truppe, forse, boh, non lo so. Però famo sta tecnica, non è facile, tutto quello che abbiamo combattuto prima, mo combattiamo adesso, signori, prima o poi dovevamo combattere seriamente. Tanto attacchiamo questi, forza. Qua. Questi bastardi. Però se colpiste subito la porta sarebbe molto più facile che attacca così, porca miseriaccia a voi. C'ho poche truppe, maledizione. Attacchiamo questi. Dai, E questi maledetti con ste lance maledette. Dai. Mi stanno a finire le truppe però, Attacchiamo questi. Andiamo qua, forza, attaccateli. Vai, forse ci siamo, Non vorrei dire una cavolata, ma forse ci siamo. Perché vedo che loro non arrivano più, perciò in qualche modo stiamo a vincere. Ok, fantastico. L'assalto a Fancheng venne contrastato da una raffica di spari, costringendo l'esercito alleato a ritirarsi. Capite, mo? E quindi? E allora? Cioè, io devo entrare dentro. Ma che state a fare? Ah, no. Con i cancelli ancora intatti e presidiati, i mongoli cambiarono strategia e convocarono un grande gruppo di rinforzi incaricato di portare loro l'accampamento mobile. I mongoli avrebbero assediato le possenti città gemelle. E mo quindi? Ah, il contrattacco tra 17 e 16, madonna. Il contrattacco da dove?
Signori, siamo pronti alla guerra. Mamma mia. Preparati al contrattacco dei Song. I Song lanciarono il loro contrattacco contro i mongoli, che controllavano le teste di ponte. I mongoli dovevano proteggere le tre teste di ponte contro gli attacchi dei Song. Ditelo che siete stronzi. Dai. Ok, il contrattacco lo stanno facendo. Vediamo, per ora sembra solo la testa di ponte occidentale. Sembra. Vediamo un attimo, che se attaccano su quei più fronti alla fine per me, eh. Ok, mantieni il controllo della testa di ponte occidentale, settentrionale e meridionale, signori. Mamma. Stanno attaccando qua, li vedo, maledetti. Mettiamo se qua, proprio ad arcieri. Boni, qua. Qua va bene così. Dai, difenditi dai contrattacchi. Oh, madonnina mia santa. Attacchiamo qua. Ok, vamo così, rimettiamosi qua. Quando stanno attaccando qui, sembra. Qualcuno mi hanno ammazzato, eh. Ok, dai, ammazziamo questi. Dai, basta solo resiste, signori. Basta solo resiste, dai. Non ci famo prendere da cosa. Non ci famo prendere dal panico. Non ci famo prendere dal panico. Attacchiamo qua questo maledetto qua. Qua stiamo a posto. Qui vediamo come va la situazione. Arriveno. Vai. Ammazza. Che devo tenere qua. Vai. Attacchiamo questi. Vediamo là sulla minimappa come sta la storia. Attacchiamo questi. Vai. Vai, un po' ci pensano da soli. Vai. Attacca. Andiamo indietro. Non se famo fregà. Andiamo qua. Tiramogli le frecce. Ma qua arrivano in massa, mo, eh. Qua pure stanno arrivando in massa, maledetti a voi. Non lo so mica. Ma tiene il coso di settentrionale, dov'è questo? Portacci. E qua. E come mantengo, non c'ho più risorse. Andiamo di qua. Mannaggia, qua ho perso praticamente tanto. Riprendi il... No, devo rimantenere il controllo, che vuol dire? No, dai, signori. Ma che stiamo a dì? Che stiamo a fa qua? Cioè, se non riprendo, perdo? Stiamo a scherzare? Ma state scherzando? Veramente state scherzando? Come lo ripio il controllo se non c'ho più truppe? Scusatemi. Non ho più truppe. Qua mi stanno a far fuori uno per uno. Cioè stanno a talmente bene. E qua non posso fare niente, eh. Come rivio il controllo? E mo quindi. Ah, il contrattacco tra 17 e 16. Madonna. Il contrattacco da dove? Signori, siamo pronti alla guerra. Mamma mia. Preparati al contrattacco dei Song.
I Song lanciarono il loro contrattacco contro i mongoli, che controllavano le teste di ponte. I mongoli dovevano proteggere le tre teste di ponte contro gli attacchi dei Song. Ditelo che siete stronzi, dai. Ok, il contrattacco lo stanno facendo. Vediamo, per ora sembra solo la testa di ponte occidentale, sembra. Vediamo un attimo, che se attaccano su quei più fronti alla fine per me, Ok, mantieni il controllo della testa di ponte occidentale, settentrionale e meridionale, signori. Mamma. Stanno attaccando qua, li vedo, maledetti. Mettiamo se qua, proprio ad arcieri. Boni, qua. Qua va bene così. Dai, difenditi dai contrattacchi. Oh, madonnina mia santa. Attacchiamo qua. Ok, vamo così, rimettiamosi qua. Quando stanno attaccando qui, sembra. Qualcuno mi hanno ammazzato, Ok, dai, ammazziamo questi. Dai, basta solo resiste, signori. Basta solo resiste, dai. Non ci famo prendere da cosa. Non ci famo prendere dal panico. Non ci famo prendere dal panico. Attacchiamo qua questo maledetto qua. Qua stiamo a posto. Qui vediamo come va la situazione. Arriveno. Vai. Ammazza. Che dobbiamo tenere qua. Vai. Attacchiamo questi. Vediamo là sulla minimappa come sta la storia. Attacchiamo questi. Vai. Vai, un po' ci pensano da soli. Vai. Attacca. Andiamo indietro. Non se famo fregà. Andiamo qua. Tiramogli le frecce. Ma qua arrivano in massa, mo. Qua pure stanno arrivando in massa, maledetti a voi. Non lo so mica. Ma tiene il coso di settentrionale. Dov'è questo? Portacci. E qua. E come mantengo? Non c'ho più risorse. Andiamo di qua. Mannaggia, qua ho perso praticamente tanto. Riprendi il... No, devo rimantenere il controllo. Che vuol dire? No, dai, signori. Ma che stiamo a dire? Che stiamo a fare qua? Cioè, se non riprendo, perdo? Stiamo a scherzare? Ma state scherzando? Veramente state scherzando? Come lo ripio il controllo se non ho più truppe? Scusatemi. Non ho più truppe. Qua mi stanno a far fuori uno per uno. Cioè, stanno a talmente bene. E qua non posso fare niente, Come rivio il controllo? No. Allora, prima... Cos'è qua? Allora, stavo dicendo, prima ho perso miseramente, signori. E però voglio capire un po' di più come fare. Allora, non abbiamo avuto più risorse, perché non c'erano più risorse. Allora me so chiesto, ci sono stato 2 ore, non è vero, una decina di minuti a pensare. Ma scusate un attimo, ma se io qua non ho esplorato nulla. Infatti, vedi, Dotai.
ci sarà qualche città da prendere sotto assedio e pialla di petto per prendersi un po' di risorse. E allora io mi sono detto, riaduniamo tutte queste piccole forze che abbiamo, tanto questi mo ce vanno da soli là. E in questo momento qua, sti maledetti, che sono questi cavalli maledetti, sottolineo maledetti, credo che qua dobbiamo un po' soffrire la fame, diciamo così, e metterci un po' qua. Allora, intanto questi ho mandato questi qua qui un po' a fare quelli i razziatori. Allora, andiamo su questo sentiero, magari troviamo altre risorse. Ho capito che le risorse queste qui, fatte con il marroncino, quasi oro, con un oro scadente, è il tesoro, appunto, e quindi bisogna... Eccone un altro, per esempio, vedete quanti ne appaiono? Questi sono fondamentali alla volta della vittoria finale. Allora, vediamo qua se c'è qualche villaggio o cosa simile, perché magari... Allora, qua ci sono solo alberi. Vediamo qua, magari, che ci sono troppi sentieri da andare a vedere. Magari incontriamo cose che non... Ecco, vedi qua, per esempio, ci sono questi accampamenti fatti un po' così, ma quella era la di prima, proprio dell'inizio del livello. Magari qua ci sono delle torri, roba così. Intanto questi mandiamoli qua. E poi comunque... produciamo le risorse, che non è che non le produciamo, però mettiamoci qua con questi. Allora, intanto qua montiamo tutto quello che c'è da montare. Alloggiamenti io li metterei un po' nascosti qua, tutta sta roba, vediamo. Così anche gli arcieri. Però no, aspetta, prima di montare questa, aspetta, fermati anche te. Dobbiamo montare prima lo stupa bianco, che è questo qua, lo mettiamo proprio qui. E mo, una volta che è montato, montiamo anche l'altra roba. Intanto portiamosela qua. Questa uguale. Questa qui. Facciamo il fabbro. Montiamo l'alloggiamento, ovviamente. Qua così. E qua, diciamo così, dai. Va bene così anche. E facciamo subito degli alabardieri, così almeno se arrivano, ecco, vedi sotto assedio qua, se arrivano i cavalli, perché sono i cavalli che rompono le scatole, gli mandiamo gli alabardieri, magari potenziandoli adesso, così, intanto così, poi vediamo dopo. Allora, qua cosa dobbiamo fare? Tiro con l'arco, facciamolo qua. Allora, vediamo, stiamo producendo alcune unità qua. Facciamo anche qualche arciere, magari. E qua, guardate qua cosa c'è. Ci sono villaggi. Mannaggia la miseria, non pensarci prima. Questi bruciano un sacco di roba. E possiamo fare i villaggi, cioè possiamo fare altre risorse. Vediamo, dobbiamo anche essere abbastanza rapidi, eh. Allora, qui stiamo producendo, qua le stiamo producendo qua perché non è necessario metterli là. Possiamo anche metterli qui, volendo. Potenziamo queste cose, facciamo uno di ognuno. Andiamo a vedere se questo ci comporta qualche miglioramento, ma sicuramente sì, perché guardate le cose che ci sono da bruciare. Mamma mia, signori. Quanto è tattico questo. Guardate le risorse, 175 sono fondamentali, è poco, ok, è poco, però sono fondamentali poi alla fine. Bruciamogli tutto qua, ma anche i popolani stessi che non possono più produrre le risorse per il loro accampamento, insomma, per il loro castello. Guardate qua quante ce ne stanno. Io scommetto che ci sono anche dall'altra parte. Allora, intanto andiamo con questi a bruciare un bel po' di roba. E poi vediamo, perché qui ci stanno già attaccando con questi maledetti. Qua mi sembra che attaccano anche qua, no? È più che altro qua che attaccano. Perciò servirebbero veramente più lancieri qua. E non scherzo assolutamente.
Ok, mettiamone un po' così. Dobbiamo stare però più che altro così, dai. Allora, qua stanno bruciando, hanno bruciato. Ok, pure il campo avete fatto da soli, bravissimi. Là c'è un altro oro, o comunque sia del... Andiamo a prenderlo intanto. 400 di legna, buttala via. Allora, abbiamo oro qua. Oro qua. E basta. Ah, eccolo pure qua. Mo ci arriviamo piano piano. Intanto bruciamo tutta sta roba qua. Vediamo quanto c'è da fare qua. Intanto abbiamo buttato giù. Allora, stiamo ricavando abbastanza roba. Qua non credo che ci sia altro, però possiamo anche andare a vedere, eh. Nulla ce lo impedisce. No, andiamo verso l'oro qua. Che dove c'è l'oro c'è sta roba. Per forza. Qua stiamo facendo un bel esercitino intanto. Allora, facciamo un po' di fanteria scelta qua, così non esagerando, perché dobbiamo anche calcolare quanti siamo qua. Ma intanto qua però le picche facciamole un po' qua. Ok, qui stiamo abbastanza bene, diciamo così, con le picche. Però vorrei fare altri cavalieri, volendo. Per il momento così, che il cibo sta scarseggiando. E un bel po' di arcieri, perché gli arcieri magari aiutano sempre, però non così tanti. Così. E qua che ho prodotto nulla, devo produrre la fanteria scelta e vediamo poi come accade. Allora, cavalieri, qua come stiamo messi, mo ve lo vediamo tra poco. Stiamo facendo benissimo qua. Anche qua abbastanza bene, qualche balestriere. Qua stiamo andando bene. Ok, qui non c'è più nulla, ma perché non si sono mossi prima? Ah, perché ho mosso solo due, ok. Allora, zona testa di ponte settentrionale fatta. Meridionale fatta. E vediamo questa qua, se abbiamo abbastanza soldati, ma credo di sì. Vediamo un attimo. 32. Ok. L'ultima testa di ponte. E mo vi è brutto. I mongoli stavano tentando di bloccare le vie di fuga della città. I Song iniziarono a pianificare un contrattacco. Ok, ora gente, salvo un attimo, scusate questo salvataggio, ma non voglio ricominciare assolutamente da zero come prima. Ok, ci siamo. Pronti a sconfiggere questi maledetti ora, vai. Subito, vai, attacca, attaccali, attaccali, attaccali. Forza, forza, forza. Vediamo pure sulla minimappa perché è come prima praticamente la situazione. Andiamo qua. Ok, stiamo qua un po' indietro, un po' indietro, un po' indietro. Riposizioniamoci. Riposizioniamoci qui all'interno. Ok, qua cosa accade? Vediamo un attimo. Dobbiamo solo che resistere, signori. Allora, dobbiamo solo che resistere. E lo dico veramente. Allora, andiamo qua, posizioniamo almeno questo uno qui. Vediamo qua che accade. Preparati al contatto con gli... Ok, obiettivo. I Song lanciarono il loro contrattacco contro i mongoli che controllavano le teste di ponte. Ok. I mongoli dovevano proteggere le tre teste di ponte contro gli attacchi dei Song. Ok, mandiamone altri qua che vedo che sono pochi. Ora dobbiamo resistere, signori. Dobbiamo resistere. Mettiamoci più avanti qui, perché mo arrivano questi qua. Così, ok. Vediamo che fare, vediamo cosa succede. Intanto vediamo qua. Appena è, noi attacchiamo, forza. E attacchiamo anche gli arcieri, soprattutto gli arcieri prima qua. Va bene, va bene, va bene. Vediamo dall'altra parte cosa succede. Torniamo indietro, riposizioniamoci il nostro esercito, così. Così, signori, così. Vediamo qua che cosa accade. Allora, possiamo essere più preparati di così? Sicuramente sì, vediamo. Anche qua dobbiamo prepararci al meglio.
vediamo cosa accade. Ok, signori, andiamo. Andiamo ad attaccare. Anche qua ad attaccare. Vediamo un po'. Subito sugli arcieri. Qui vediamo cosa fare. Riflettiamo bene prima di attaccare. Ok. Va bene così, va bene così, signori. Questo l'abbiamo ucciso. Vediamo qua cosa accade. Qua stiamo abbastanza bene così. Rimettiamoci in formazione. Qua rimettiamoci in formazione e vediamo quanti ne abbiamo di posi. Vediamo. Vediamo sulla mappa come stiamo messi. Qui credo che ci siano altre due truppe. È meglio mandarli qua. Questi attacchiamoli, attacchiamoli, perché sennò ci fanno male. Sennò ci fanno male. Forza, gente, forza. Dai, 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 che gliela famo. Dai, che gliela famo. Ammazziamoli, ammazziamoli e rientriamo dentro. Rientriamo dentro perché qua attaccano le cose. Qua non possiamo fare nulla, però dobbiamo farlo. Quantomeno per ostacolare qua. Vediamo, gente, che fare, eh. Allora, qua non riesco a capire cosa stia accadendo. Sembra tutto a posto. Qua un po' meno, andiamo sugli arcieri. Andiamo sugli arcieri e mettiamo altra gente qua. Ok, mettiamo altra gente qua, qua dentro, e facciamo più arcieri. Qua stiamo combattendo e stiamo sbagliando. Torniamo indietro. Torniamo indietro, dobbiamo salvarci qua. Dobbiamo salvarci qua. Mandiamo gli altri, mandiamo gli altri, mandiamo qua. Allora, vediamo, vediamo questa qui. E mettiamoci qua. Troppa roba qua, stiamo a perdere, troppa roba. Andiamo qua sugli cosi, sui maledetti di arcieri. Ammazziamoli tutti, forza! Qua come stiamo? Qua stiamo abbastanza male, però stiamo a combattere con questi, forza! Con questi devo fare qualcosa però per salvarli, eh. Qui stiamo abbastanza bene. Vediamo che accade, dobbiamo tornare di là, forza, attacchiamo questi maledetti. Torniamo di qua, vediamo com'è la situazione, torniamo indietro assolutamente. Mamma mia che livello. Torniamo indietro, ho detto, torniamo indietro. Torniamo indietro, posizioniamoci. Qua facciamo un modo di fare qualche cosa con il mercato. Il mercato vendiamo, vendiamo, compriamo cibo. Compriamo cibo, signori. Mantieni il controllo del ponte settentrionale, l'abbiamo perso. Dov'è il ponte settentrionale? Questo è occidentale, attenzione, qual è il ponte? Questo qui? No, questo ce l'ho il ponte settentrionale, perché dice di no? Perché dice di no qua? La mandiamo altri cavalieri allora? A produrli, vediamo se ce la facciamo. Mantieni il controllo del ponte. Allora magari i cavalieri no. Che sono troppo... Mandiamo questi. W, dobbiamo mandare tutto qua. Obiettivo completato, l'abbiamo fatto? Signori, l'abbiamo fatto? Signori? Non me ne sono accorto, mamma mia. Disperati nel fermare un assalto alle loro mura, mamma mia, distrussero i ponti rimanenti verso le città gemelle. Non potendo avanzare, i mongoli non riuscirono a entrare nella fortezza di Shanyang. Ma con l'assedio in corso, la causa del Khan non era ancora persa. Uff. Mamma mia quanto ci è voluto. No, questo è più difficile. Mi fa male la testa. Se vi è piaciuto questo video gameplay, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina. Almeno arancione continuerà a uccidersi praticamente per voi. E vi aspetto nel prossimo video gameplay di Age of Empires 4 con i mongoli, con Gengis Khan e tutto. Avete capito che ho detto? Ciao! Yuhu!